cannoniere con 14 reti. Allora signori, si parte subito in pressing, subito. Eccolo che tocca il primo pallone, lo stop di petto, la conclusione, pericolosissimo. Luca attaccato, fermato, Abdala carica il destro. Giarsi tra i piedi di Tondi, recupera Fantaselli, uno scontro a Fortino, attenzione a Fortino, c'è la conclusione, il gol. Fortino 12-36, si conferma bomber, e quando il cronometro segna 12-36 non si fa pregare, liberissimo sulla destra. Lo scambio ancora con Ramon, poi ancora Fortino, Fortino mette a sedere questo calcio piazzato, c'è De Crescenzo in barriera, prova la conclusione violenta, poi De Crescenzo punta l'avversario, prova a superarlo, palla buona per Menzeghez, dell'uranno De Crescenzo. Fantesele attaccato e qui c'è un fallo, una carica nettissima da parte di Ramon. Secondo cartellino giallo di Abdala, Gianluca, Vittor Mello carica il tiro, deviato fuori, Ghez all'indietro, Vittor Mello ancora, Abdala, Vittor Mello, Abdala, lo spazio al gol, gol di Menzeghez, lo aveva detto Bebetinho, entra e fai gol, e Menzeghez ha fatto così, 13 secondi e 18 da giocare. E finisce con il risultato più giusto questo primo tempo. Lungo, recupera Vittor Mello. Vittor Mello per Gianluca. Gianluca palo. Tra i due Rafinha, troppo spazio con le mani aperte. Ancora Molitier. Poi ancora Gianluca. Cacà, lo spiraglio. Cacà. E con le mani allontana Fabio Tondi. Le fila della Sandro Abate con 10 reti. Gianluca ne ha segnate 12, il miglior realizzatore Fantaselli, ancora lui, gol, 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 gol di Fantaselli, lo avevamo detto qualche istante fa, lo abbiamo nominato, Fantaselli ha segnato per la Sandro Abate che passa in vantaggio, tutti nella propria mezzaluna, i 5 della Real Rieti. Vittor Mello carica il tiro con le mani, ancora un super Fabio Tondi. Portino, si fa vedere ancora Geffe, Geffe porta avanti la palla, Fantaselli non lo ferma, Geffe il palo, un palo per parte, Jelovcic si accentra, Jelovcic, attenzione Raffaele, il tiro da sotto misura, Fortino a botta sicura, poi Kakà difende palla dall'attacco di Jelovcic, Kakà poi fermato, perde palla Abdala, attenzione, c'è il gol del pareggio. Jelovcic, errore di Abdala che chiede scusa ai compagni di squadra. 7 minuti e 51 da giocare e arriva il pareggio. Menzeghez riceve, non supera però Geffe, Geffe ha l'occasione di andare al tiro, la mette in mezzo, Javironi ancora con la mano due volte, Molitierno. Poi con i piedi, con le mani, insomma in qualsiasi modo possibile, davvero emozionante. Vittor Mello in avanti, Kakà, lo stop, il tiro, Kakà. Fantaselli 6 secondi, 5, Abdala 4 secondi, Fantaselli 3, tira, tira, dicono tutti dalla panchina, il tiro c'è, ma è scaduto il tempo. Partita bellissima.